Sono le 9 di mattina in punto quando Nello, insieme alla sua padrona Angela, varcano la soglia del comune di Greve in Chianti per andare al lavoro. Sì, perché Nello da alcune settimane è a tutti gli effetti un dipendente del comune chiantigiano, primo municipio pet friendly della Toscana, autorizzando i dipendenti in forma sperimentale a tenere il proprio cane negli uffici durante l'orario di lavoro. Sì, questa è la mia scrivania, qui abbiamo trovato un'area, uno spazio adatto dove si poteva collocare lui. E avete messo il cancelletto dei bambini? Il cancelletto dei bambini, giusto per non farlo girare sempre in ufficio. Tutto nasce da una richiesta proprio della signora Angela. Avevo necessità, diciamo, di tenerlo più sotto controllo e l'amministrazione mi è venuta incontro e troviamo i benefici tutti, sia io che lui. Voi non l'avete vista come un'invasione? Assolutamente, non è cambiato niente per noi, anzi è solo la gioia di avere un animale vicino e fa sempre piacere. Ma se da queste immagini tutto appare semplice, è perché per mesi si è lavorato ad un complesso regolamento che deve valere per ogni animale. Che il cane debba essere sempre pulito, in regola con tutte le vaccinazioni, che sia un cane mansueto. Ovviamente negli uffici non possiamo tenere cani aggressivi. Prevede anche che nel caso in cui ci siano degli utenti allergici, ci sia una zona nella quale il cane non possa entrare. Noi sappiamo che Lello è in prova, ma sta andando bene? Sì, la prova sta andando bene, addirittura sta andando bene anche per un ufficio aperto al pubblico, fra l'altro. La persona, il dipendente lavorerà con più tranquillità e più armonia, non è che lavorerà di meno, anzi lavorerà di più, siamo convinti. E proprio in questi giorni in comune è arrivato anche Macchia, un altro dipendente a quattro zampe, e i cittadini sembrano gradire. Mi piace da cittadini questa iniziativa? Molto, molto, io amo gli animali e per me insomma è importante ci siano dappertutto. E come in tutti i posti di lavoro, Macchia e Nello si incontrano alla macchinetta e chissà che adesso non ne nasca un amore.